Ben ritrovati amici del canale YouTube, oggi facciamo una recensione di BlackBerry Q10 all'ultima versione aggiornata dopo praticamente 3 anni dalla sua presentazione. Uno smartphone che costava all'uscita 699€ ora si trova intorno ai 200 usato sui 90. Qualche mese fa si è aggiornato a BlackBerry 10, la versione attualmente montata alla 10.3.2.28.36 porta qualche miglioria generale, ma soprattutto una gestione del sistema più veloce e più reattiva rispetto al passato. Fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED, il flash è molto potente, più potente di quello di iPhone 6S, provato personalmente. La back cover è molto bella in questo finto carbonio e registra anche video in Full HD, però c'è subito da dire che la parte multimediale di questo smartphone è la peggiore mai provata. Sì, perché chi compra un BlackBerry non lo compra certo per la multimedialità, foto, video, ma sicuramente lo compra per la messaggistica, ha un hub messaggi veramente eccezionale, veloce ed efficace, che racchiude praticamente tutte le nostre notifiche, email, eccetera eccetera. Altri grossi problemi invece sono per le applicazioni in generale, perché BlackBerry World sì è abbastanza aggiornato, ma non ha applicazioni importanti come YouTube, Dropbox, ha solo Evernote e poche altre applicazioni, non è neanche un'applicazione di Facebook che funziona in maniera decente. Fortunatamente però ci viene in aiuto il ormai famosissimo Play Store, che è lo store di Android ovviamente, e che con una brevissima procedura potete installare anche sul vostro BlackBerry. Ciò comporta che insieme all'Amazon App Store preinstallato potete scaricare tantissime applicazioni molto semplici, tra cui dei giochi basilari, ma ovviamente applicazioni più complesse come lo stesso YouTube o lo stesso Facebook per Android non potete scaricarle perché il telefono non riesce a supportarle. Ma funziona benissimo la tastiera per cercare contatti o qualsiasi altro tipo di informazione sul telefono. Se io scrivo Expedia, lei mi dovrebbe cercare in tutti i reparti tutto ciò che io ho cercato di Expedia. Ad esempio, andiamo ad aprire una mail e lei trova tutto ciò che è collegato a Expedia, che siano mail che mi manda un mio amico, che siano mail che mi manda un parente o anche chiamate e messaggi eccetera eccetera. Facendo uno slide verso l'alto andiamo a vedere tutte le applicazioni che sono aperte, prendiamo con un tap, ritorniamo su BlackBerry World e nonostante questo sia un telefono di ormai quasi 3 anni fa, ha un dual core da 1,5 GHz, funziona ancora abbastanza bene con le app basilari. Facendo uno slide dall'alto verso il basso, come ormai in tutti gli smartphone Android, abbiamo tutte una serie di toggle rapidi, dalle impostazioni WiFi, notifiche, Bluetooth, una potentissima torcia e anche andando nella parte opposta il monitoraggio della batteria e la posizione. Batteria che è abbastanza grande, a 2100 mAh, però nonostante comunque sia per un telefono abbastanza piccolo, una batteria grande ma soprattutto removibile, non ha una grande copertura. Come tutti i BlackBerry, se si usa tanto, soprattutto in ufficio e al lavoro, arriva massimo fino alle 5-6 di pomeriggio, non di più, dovrete sicuramente attaccarlo a un caricabatterie. Ma come funziona il browser web? Direi abbastanza bene. Apriamo la pagina del browser, avevo precaricato Repubblica. Guardate come la navigazione funziona molto bene in versione mobile. State attenti quando fate uno slide dal basso verso l'alto, perché la pagina probabilmente vi andrà nelle applicazioni in background. Le news si aprono in maniera abbastanza veloce, il problema è che la visualizzazione su un 3 pollici è quella che è e non potete certo avere la panoramica di un iPhone o di un Samsung di ultima generazione. Abbiamo un grosso problema per quanto riguarda le mappe, perché anche se proviamo a scaricare Maps da Google Play non funziona nella maniera corretta, si blocca spesso. In realtà le mappe ci sono, funzionano abbastanza bene, ma non sono per niente chiare come quelle di Google o quelle di Apple nel vostro iPhone. Sono molto lente a caricare, guardate qui il rendering come lento, e anche il pinch to zoom eccetera eccetera risulta un po' più lento rispetto al solito. Ma questo non è il vero problema lo abbiamo quando andiamo a navigare, a inserire un indirizzo, a fare una navigazione, come si dice in inglese, turn by turn, ovvero quella guidata con la vocina che non ci dice di svoltare a destra, ma ad esempio di seguire la strada e entrare nella via, ovvero voi siete a un incrocio, dovete girare a destra, lei non vi dice gira a destra, vi dice entra in via San Vitale, ad esempio. Quindi abbastanza stupida come idea. Ma come funzionano i social network? Twitter funziona abbastanza bene, è abbastanza veloce, si riesce ad aprire in maniera semplice e funziona bene. Vedete che ogni tanto ha qualche vuoto, però è perché non lo aprivo da molto e sta precaricando i vecchi tweet, però anche quando andiamo a scriverlo
provare la tastiera, ad esempio, che di solito funziona molto bene, ciao come stai, e dovete all'inizio un po' abituarvi. Ho fatto tantissima fatica, ma dopo il feedback che vi dà questa tastiera è quasi migliore rispetto alla tastiera di iPhone. Le impostazioni sì, sono tante, me ne aspettavo un po' di più per quanto riguarda la modifica del colore del LED, che varia a seconda se il telefono è scarico e carico, ovviamente attaccato alla corrente. Possiamo modificare i nostri account, possiamo in qualche modo gestire tutte le impostazioni rapide del telefono, che sono molto interessanti, avere BlackBerry Assistant, che è una sorta di Siri o di Google Now, chiamiamolo così, ma non è paragonabile ai due colossi, e varie gesture, le opzioni di pagamento, insomma tutte le altre opzioni che ci dà BlackBerry, veloce ed efficace. La home, come vedete, è intuitiva. Io non ho una mano grande, ma è il telefono che è piccolo. La fotocamera è sì da 8 megapixel, le foto sono abbastanza semplici da fare, non ci sono tante impostazioni, si può mettere o no l'HDR. I video invece sono in Full HD, vengono discretamente, non sono certo paragonabili a un video moderno con un Samsung Galaxy S6 o con un iPhone 6, perché ha delle vibrazioni e dei movimenti che sono abbastanza scattosi rispetto alla concorrenza. È un BlackBerry, questo dice già tutto, perfetto per mandare messaggi, email, sms, whatsapp, vedere i contatti integrati benissimo con tutti i nostri social network, che siano Facebook, Twitter, eccetera eccetera. Funzionano bene poche cose, enormi lacune su multimedialità, musica e foto, per il resto è un ottimo smartphone da ufficio, ma niente di più per quanto riguarda la multimedialità. Un telefono che rispecchia le vecchie caratteristiche di BlackBerry, cioè dedicate ai professionisti, è un telefono di nicchia, e che non è di certo ottimo per i giovani d'oggi, ovvero Facebook, Twitter, eccetera eccetera. Qui non funzionano bene. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per essere stati ancora con noi, ci vediamo presto in un altro prossimo video. Ciao!